L'identità è determinata dalla diversità. Senza diversità non c'è identità. Cioè, quando nelle società tardomoderne, postmoderne, eccetera, l'omologazione, la cosiddetta globalizzazione, mondializzazione, eccetera, ci porta a che cosa? Alla carcerazione delle specificità locali, territoriali, eccetera, e quindi alla perdita di identità, no? Quella che un antropologo famoso chiamava la crisi della presenza, che genera poi malcontento, disagio, legato alla cosiddetta paura di non esserci o paura di non esserci più. Ecco, questo è una delle situazioni di crisi della tarda modernità. Nel momento in cui i processi di omologazione determinati dai mezzi di comunicazione di massa, appunto dai nuovi strumenti, dalle nuove tecnologie, eccetera, fanno perdere quel rapporto che c'era nelle società premoderne, molto forte, tra territorio e popolazione, il rapporto tra popolazione e territorio. Per cui oggi nel mondo globalizzato noi siamo dappertutto e da nessuna parte, perché i criteri, le logiche e i modi di pensare, cioè la mentalità, sono omologati. E quindi se non si ripristina la dialettica della diversità, l'identità è destinata a dissolversi. Ecco allora che salta fuori il problema della specificità alpina, perché le comunità alpine sono comunità che, avendo un rapporto strettissimo col territorio, cioè costruite sul territorio, e hanno gioco forza, costruito dei perimetri identitari molto forti, molto marcati, molto marcati. Laddove c'è stata la crisi delle società alpine, quello che mi riallaccio a quello che è stato detto dal signor Valentini, gioco forza, queste identità sono andate perdute. Identità che sono costituite sì anche dal fattore linguistico, certamente, ma dalla cultura materiale e da tanti altri aspetti che sarebbe lungo enumerare. Allora è chiaro che il vero nemico dell'identità è l'omologazione. E anche alcuni territori alpini, tra cui anche il Trentino, a partire dagli anni 60-70, ha corso questo rischio e ha portato spesso a un processo, a una omologazione spaventosa, per cui molti giovani non sanno neanche quali sono le ragioni fondate dell'autonomia. Qui il problema è legato anche al mondo della scuola, alle agenzie di socializzazione, no? Quelle che gli scienziati sociali chiamano le agenzie di socializzazione, quindi la scuola, la famiglia e tanti altri, no? E che non significa, attenzione, il rafforzamento dei processi identitari non è l'eteticismo, perché l'eteticismo genera ostilità, genera guerra, genera contrasti, eccetera, ma semplicemente come un ripristino di una dialettica delle diversità. Fino a qualche anno fa, fino a 40-50 anni fa, anche all'interno di una regione, andavi da una provincia all'altra e vedevi le differenze, di cui il paesaggio rappresentava un'espressione. Il paesaggio era lo specchio riflettente, io mi occupo di questo, della TSM, il paesaggio è lo specchio riflettente della comunità, di un territorio. La Convenzione Europea del Paesaggio, promulgata nell'anno 2000, e dice esattamente questo, cioè il rapporto tra popolazione e territorio. Ecco. E questo a che cosa ha portato la perdita di identità? All'omologazione paesaggistica, alla perdita di qualità paesaggistica. Per cui noi siamo in presenza di paesaggi sempre più omologati, quelli che l'antropologo chiamava i non luoghi. I non luoghi sono esattamente quelli. E sono spazi privi di identità, cioè di diversità, di relazioni e di storia. Allora, per ridare ossigeno all'identità bisogna che cosa? Ripristinare una diversificazione territoriale, poi natura e la biodiversità. Non c'è soltanto una biodiversità naturale, c'è anche una biodiversità culturale. Noi spesso parliamo di ma l'uomo fa parte della natura, quindi la biodiversità culturale è parte della biodiversità tu pure, capisci? Ecco. E poi tutto quello che comporta, quindi
quindi il sistema di relazione, eccetera. Noi siamo in presenza di un paesaggio seriale, no? Che identifica i centri commerciali, identifica negli aeroporti, identifica nelle autostrade, tutte uguali, nelle stazioni autostradali, tutte uguali, no? Ecco, mentre l'architettura ferroviaria, adesso è troppo re, ha una ben precisa, no? Connotazione paesaggistica, ecco, che abbiamo lasciato andare, abbiamo disperso un patrimonio culturale immenso, no? Ecco, questi sono, se pensiamo che sulla rete ferroviaria italiana quasi tutte le stazioni medio grande avevano l'attentore in acciaio ed è rimasto solo Milano Centrale, in Francia c'erano ancora tutti, in Germania c'erano quasi tutti. Quello è un elemento identitario, eh? In Italia solo la stazione centrale di Milano ha l'attentore. Allora, questa è esattamente la perdita dell'identità. È un processo pericoloso, perché di questo tema se ne è occupata la psichiatria e la psicologia. In psichiatria, io me ne sono occupato perché ho insegnato 10 anni alla clinica psichiatrica, antropologia psichiatrica. In psichiatria c'è una sindrome, una patologia che si chiama sindrome da spaesamento. E la sindrome da spaesamento è esattamente questo. È la perdita di riferimenti identitari nei confronti del paesaggio, nei confronti del contesto. Ecco, questo è. Ecco, questi fenomeni sono sempre più diffusi. Queste sindromi da spaesamento generano malessere, disagio esistenziale, disagio psichico, di cui certe espressioni di disorientamento giovanile, soprattutto nelle bambine, nelle grandi metropoli, nelle conurbazioni, sono espressioni. L'aumento del vandalismo giovanile che si registra sui treni e nelle stazioni, non c'è giorno che passa che non succeda. Di certo tipo di microcriminalità è figlia, lo hanno dimostrato molti studiosi di psichiatria sociale, di psichiatria culturale, è figlia di questo, di questa perdita di identità. Ecco. Allora, gli eccessi non vanno bene, perché l'eccesso di identità porta al disprezzo dell'altro, no? L'etnicismo, l'etnocentrismo, anzi, per essere più precisi, ma l'eccesso opposto porta allo spaesamento. Portare queste forme, queste patologie psichiche che sono in un crescendo spaventoso, spaventoso. Non so se... A seguire, il signor Paolo Monti dice, parla giustamente di convenienza. Accettato il problema. Le forme di autogoverno alpino, le libertà di isolamento, rispondono alla domanda della convenienza. Cioè, i decisori politici del tempo non è che lo facessero per generalità, per spirito evangelico. Era convenienza. Conveniva promuovere, incentivare attraverso privilegi le forme di autogoverno locale. Pensate alla Repubblica di Venezia, che trattava la popolazione della pianura veneta come, diciamo così, lo stato di Savire. Pensate come si comportava nei confronti dell'altro piano di Asiago. Perché aveva convenienza che i confini delle prealpi venete, il confine con l'impero, fossero presidiate da popolazione motivata. Motivata. La reggenza dei sette confini. La cabina è tutto così, non dimentichiamoci. Questo è un elemento su cui bisogna riflettere. La convenienza, la concessione di privilegi è legata alla convenienza. Quindi era nell'interesse sia dei coloni dissodatori, diventati uomini liberi, per effetto di questa accettazione contrattuale, enfiteutica, ius ad meliorandum. Se mi impegno a migliorare il fondo ho degli incentivi e dei privilegi. Ma era della convenienza dei proprietari. Molti erano monasteri, in Svizzera quanti ce ne sono, che avevano queste prerogative. Nel Sacro Romano Impero non c'erano soltanto i vescovi principi, ma c'erano anche gli abati principi.
Le abbazie principesche, nel Trentino Tirolese sono meno, ma in area svizzera sono moltissime le abbazie principesche. Gli abati, cioè i monaci che avevano il potere sul monastero e sulle tutte le pertinenze territoriali, avevano tutta la convenienza. Vogliamo fare un riferimento al Basso Trentino? Le Valli del Reno. Terragnolo, gli altipiani cimbri, Forgaria, la Varone, Lucera. Il Vanga aveva la convenienza a insediare, a promuovere l'isolamento del monte del Cartura lì a Forgaria. Perché aveva possibilità di rendere coltivabili i terreni incolti, le cosiddette selve nere. Foresta nera non è altro che il retaggio di quello. E poi tutta una serie di facilitazioni e di agevolazioni. Quindi la convenienza. I cimbri, e in modo diverso, ma i cimbri sono un esempio in cui l'abbazia principessa di Benedict Boyer insedia Zimmer. Negli anni del ventennio, quando si parlava di cimbri, si pensava ai cimbri teutoni, vinti dai romani nel Vercellese. Sono i dissodatori, Simba, no? I dissodatori delle selve. Quindi questi sono esempi. Oggi ci sarebbe la convenienza, io penso di sì, perché l'alternativa è o lasciare le terre alte all'insematichimento, quello che con parola anglofona viene chiamato rewilding, oppure mantenere una realtà viva, vissuta, addomesticata e quant'altro. È chiaro che il modello ufficio funziona, non come prima, perché vabbè, sono le barche, eccetera, ma sono mille anni, dal 1191 che sono. E tenete presente che quando parlate con gli svizzeri, quelli che insomma si riconoscono bene, è di cantoni di montagna, si forma la confederazione per adesione. Cioè, i cantoni dell'altopiano hanno aderito in qualità di federati prima e poi dopo il 1800 formando un'unica da confederazione diventa federazione, come sapete in base alla Costituzione del 1848, la situazione è quella, quindi la Svizzera originaria è Uri, Svito, Terwald, cioè, non è Ginevra, questo deve essere molto chiaro, e questa la dice lunga, sono stati, i cantoni non sono regioni, sono stati. Stati federati e quindi con tutte le implicazioni, dove non c'è un modello centralizzato, quindi non c'è un rappresentante del governo centrale di Berna, che chiamiamo in Italia prefetto o commissario di governo, dove in Italia fa solo eccezione la regione autonoma della Valle d'Aosta, dove non c'è, per due ragioni, perché non c'è una provincia, quindi i prefetti sono, i commissari di governo sono preposti dal governo delle province, ma anche perché lo statuto di autonomia della Valle d'Aosta si ispira al modello federalistico e non a quello dell'autonomismo regionalistico. Questa è la differenza. Che io dal 18 sono stato chiamato dall'Università di Aosta come esperto di cultura alpina e mi trovo, non dico giornalmente, ma mi trovo spesso a discutere di queste cose. E poi la terza richiesta, smobilitazione degli scali ferroviari, l'amico Mario Forbi, questo è un panorama triste che purtroppo dove diciamo si è l'impresenziamento, no? Se dice in termini tecnici ferroviari, stazioni impresenziate che sono diventate il ricettacolo di ogni cosa, dove il degrado ambientale e paesaggistico è totale, le stazioni che un tempo erano la carta d'identità di una città, di un paese, dove trovavi tu, c'era il concorso per l'abbellimento ferroviario delle stazioni, no? Ecco, adesso sono ridotte come sappiamo, questo è un altro segno, ma questo è un segno che ha delle implicazioni, certo, di interesse politico, ma vorrei dire di più culturale, perché io mi sono occupato recentemente di quel disastro rappresentato dalla politica dei trasporti, e lo dico, della regione Piemonte, dove nel 2013 sono state sospese ben 13 linee ferroviarie. Allora andiamo a vedere perché in regione Piemonte
nel nord Italia c'è questa situazione? Perché la regione Piemonte è la rete della cultura automobilistica innescata da Fiat. Questo va detto in modo papale e papale. Quindi qui c'è una pregiudiziale culturale, non la popolazione che chiede ogni giorno di riaprire le linee, ma questa è la situazione. Quindi c'è un greco, una divisione prepolitica rappresentata proprio da un atteggiamento culturale di mentalità. E infine lo spopolamento, il signor Valentini ha perfettamente ragione, c'è il processo di urbanizzazione, no? Anche delle province alpine come Italia, certo, e purtroppo questo richiede, secondo me, e diventa importante riflettere come gli enti intermedi siano importantissimi, cioè le cosiddette comunità urbane, no? Che sono state snobbate, sono state sottovalutate, molto spesso i comuni temevano che le comunità di valle sottraessero il potere ai comuni, ma le comunità di valle è un ente intermedio che ha una sua storia. I comuni nelle Alpi sono arrivati ai primi dell'Ottocento con Napoleone, i comuni in Trentino sono arrivati, il primo comune del 1807. Quindi la dimensione è quella comunitaria di valle più che quella di comune. E questo chiaramente deve far riflettere, perché per tenere la gente nelle terre alte bisogna garantire tre servizi fondamentali: scuola, sanità, trasporti, nel mio senso contrario. Grazie.